GTA 5 è probabilmente l'acronimo più pronunciato in queste ultime settimane, fatte di attese, hype a mille e voglia sempre più irrefrenabile di mettere le mani su quest'ultimo lavoro Rockstar. GTA 5, con 265 milioni di dollari spesi per la produzione, è il videogioco più costoso dell'intera storia videoludica e dopo 5 anni di attesa torna più prepotente che mai. Dalle sue prime trasposizioni su PlayStation con visuale dall'alto, GTA è sempre stato oggetto di discussioni e critiche, divenute sempre più pressanti con le ultime edizioni uscite in questa generazione. Tuttavia, ci sentiamo in dovere di dire come Grand Theft Auto, più che essere la causa di diverse stragi o morti secondo alcune menti superiori, non fa altro che mostrare com'è la vita nella realtà, piena di corruzione, malavita e illegalità, che tutti vedono sotto i propri occhi, ma che nessuno ha il coraggio di denunciare, fin quando questo mondo, nascosto ed in agguato, non tocca la nostra esistenza. Con un simile budget a disposizione, è chiaro attendersi qualcosa di mai visto, qualcosa che lasci senza fiato, ed in effetti i primi istanti di gioco lo fanno, mettendo subito in evidenza una delle novità più importanti a livello di gameplay. Avremo la possibilità di cambiare protagonista in qualsiasi momento, tramite la pressione del D-pad, passando tra i tre personaggi che saranno protagonisti delle nostre scorribande per le vie di Los Santos. La nostra prima conoscenza sarà Michael, un uomo con un passato nella malavita e che sembra ormai esserne venuto fuori. Tuttavia, una vita familiare non propriamente idilliaca e un rapporto complicato con moglie e figli lo porteranno inevitabilmente a tornare in gioco, complici anche altre circostanze, in primis l'incontro con il pazzoide Trevor. Trevor è un uomo che vive tra spacciatori e bande rivali, che non pensa ad altro che al sesso, ma che ben presto farà vedere un lato del suo carattere impensabile solo all'inizio delle nostre avventure. Infine abbiamo il terzo personaggio, Franklin, probabilmente il meno interessante dei tre, ma che serve da collante per le vite degli altri due, soprattutto Trevor. Ognuno di questi personaggi possiede 7 caratteristiche che nel corso della nostra avventura potranno essere migliorate solo attraverso lo svolgimento di attività secondarie, come ad esempio migliorare la resistenza, la velocità o la forza. Inoltre, a completare il tutto, ognuno di essi avrà anche una caratteristica speciale, attivabile con la pressione degli analogici. Michael avrà a disposizione un bullet time mentre è in piedi, Franklin mentre è in macchina ed infine Trevor potrà aumentare i danni inflitti ai nemici ed essere allo stesso tempo invulnerabile agli attacchi subiti. La cosa che più salta all'occhio durante i nostri primi passi nell'enorme cittadina americana è una città piena di vita, che offre molteplici occasioni sia ai personaggi principali ma anche alla gente che circola, con incidenti, inseguimenti o rapine, mentre noi siamo intenti a compiere le nostre missioni. La mappa di Los Santos è enorme, una Los Angeles ricostruita nei suoi minimi particolari, con scorci e panorami che spesso e volentieri ci fermeremo a guardare, per ammirare il lavoro svolto con cura maniacale da parte dei programmatori. Una città dunque che non è più passiva come nei precedenti capitoli, ma che vive e reagisce alle nostre azioni, sembra quasi che respiri. Dal lato del gameplay diverse sono le novità introdotte. Innanzitutto per ciò che concerne le sparatorie è stato rivisto completamente il sistema di puntamento coperture, con un modello che richiama molto da vicino quello già utilizzato per l'ottimo Max Payne. Ingaggiare duelli a colpi di arma da fuoco sarà semplice grazie al puntamento automatico che si può sempre eliminare, ma al tempo stesso dannatamente divertente. Per ciò che riguarda le missioni, oltre a quelle principali, ci saranno molte missioni secondarie o casuali. Le missioni principali sono divise in base al personaggio selezionato, quindi in base ad esso potremo compiere o meno la missione in questione. Al termine di ogni missione ci sarà assegnata una medaglia a seconda del nostro comportamento. Disporremo di uno smartphone con cui sarà possibile compiere diverse azioni. Inoltre Rockstar ha pensato anche a creare una rete internet nel mondo di Los Santos, con cui poter navigare da un computer qualsiasi e compiere molteplici attività. Da segnalare poi la presenza di alcune missioni che saranno cruciali per l'avanzamento del gioco, che saranno quelle più complesse in quanto occorrerà compiere prima sopralluoghi e rifornirsi del necessario prima di entrare in azione, scegliendo se agire solo con la forza bruta oppure con un approccio stealth, scegliere la squadra che ci affiancherà, autisti, hacker, insomma, davvero missioni complesse nel pieno senso della parola.
Nessun GTA è tale se non si guida, ed anche in questa sua ennesima trasposizione il titolo Rockstar mostra un modello di guida arcade ma che ben si inserisce nel contesto. Tuttavia, rispetto al predecessore, si nota come il modello di guida sia ancora più arcade che mai. Voli con le auto con la possibilità di aggiustarsi in aria, danni che sono pochi incisivi sulla guida ed infine la possibilità di ribaltare l'auto con la pressione di un tasto. Cose che potranno piacere o no, ma che almeno nelle intenzioni Rockstar ha voluto inserire per rendere meno frustranti situazioni che spesso causavano il fallimento delle missioni nei GTA precedenti. Come al solito saranno presenti diversi tipi di autovetture e motoveicoli. Questa volta si potranno inoltre guidare diverse imbarcazioni, tra cui anche quelle a vela, elicotteri e persino aeroplani di linea. Le autovetture potranno essere potenziate per poter gareggiare in corse clandestine o anche semplicemente per il gusto di avere un'auto più potente. Restando in tema di imbarcazioni, bisogna segnalare la cura con cui è stato realizzato l'oceano. Non sarà solo possibile nuotare, ma anche esplorare i bellissimi fondali. Nulla sembra lasciato al caso, ogni vicolo o edificio è curato fino ai minimi particolari, senza parlare poi degli interni degli edifici esplorabili. La polizia in GTA V sembra essere diventata più violenta, ora cercheranno prima di farvi fuori e poi di arrestarvi. Insomma, è dotata di un'intelligenza artificiale che ci ha poco convinto. Infine, nel caso si venga eliminati, si finirà come al solito all'ospedale, con conseguente decurtazione di una certa somma di dollari. Già, i dollari. Questi costituiscono a primo impatto una componente essenziale, in quanto ci permetterà di acquistare nuove armi o potenziamenti, o ancora meglio dei nuovi edifici, garage e addirittura hangar. Tuttavia, acquisire nuovi edifici non servirà ai fini della trama principale, così come non servirà il più delle volte acquistare armi, in quanto spesso ci vengono date in dotazione durante la nostra avventura. Dal punto di vista tecnico, Grand Theft Auto V è una gioia per gli occhi. Tutto sembra essere curato in modo maniacale. Alcuni scorci della bellissima Los Santos meritano di essere visti e ammirati almeno una volta nella nostra esperienza, soprattutto al tramonto. Di ottima qualità anche gli effetti atmosferici dinamici e l'alternarsi del giorno e della notte. Eccezionale poi la fisica dell'acqua, in grado di condizionare la guida delle diverse imbarcazioni presenti. Tuttavia, vi sono delle imperfezioni, ma si tratta di dettagli, in quanto con tutto quello che ci verrà mostrato a video, qualche dettaglio può scappare. Altro stato dell'arte è rappresentato dalle ottime animazioni e dalle eccezionali espressioni facciali che sanno regalarci soprattutto i personaggi principali. Il sonoro è di qualità sopraffina, con una colonna sonora rappresentata da musiche di ogni genere e per tutti i gusti. Ottimo anche il doppiaggio, che però resta solo in inglese, ma almeno questa volta i sottotitoli saranno ben più visibili che in passato, risultando scritti in maniera più grande. A livello di gameplay, come ho avuto modo di ribadire prima, il gioco è perfetto così com'è, c'è davvero poco che non funziona a dovere. Portare a termine GTA V nella sua trama principale non è impossibile, anche se la sua durata è ben oltre la media dei titoli moderni, ma completarlo al 100% sarà davvero un'impresa da titani, divisa tra elementi casuali e missioni secondarie. Il nostro consiglio è quello di dedicarsi prima alla trama principale e poi concentrarsi sulle missioni secondarie, per non rischiare di perdersi tra le decine e decine di cose da fare. Dare giudizi ad un'opera come Grand Theft Auto V è davvero riduttivo. Spendere anche tante parole sembra mai, come in questo caso, davvero troppo poco. Si rischia di tralasciare alcuni aspetti del gioco che, anche se secondari, contribuiscono a dare quel senso di maestosità che Rockstar ha voluto donare alla sua creatura. Chiunque è in obbligo di provare almeno un giro per Los Santos. Siamo sicuri che non potrà che essere colpito da ogni suo minimo particolare, dalla cura con cui tutto è stato confezionato. È un gioco perfetto? No, non lo è. Come in tutte le cose, anche la più bella opera d'arte presenta delle piccole imperfezioni, ma se la perfezione esistesse, sappiamo che GTA V la sfiorerebbe a più riprese.